La ricetta che faremo oggi è il ciambellone all'acqua senza glutine, senza lattosio, ideale anche per chi è allergico al nickel. Quindi io vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti sono 3 uova e un pizzico di sale, 150 g di zucchero, 60 ml d'olio di riso, 90 ml d'acqua, la scorza di un limone o comunque, come nel mio caso, le scorzine del limone essiccate, oppure potete scegliere di utilizzare l'arancia, insomma l'aroma che più preferite, 200 g di farina di riso, 8 g di cremor tartaro e 4 g di bicarbonato mischiati insieme, oppure mezza bustina abbondante di lievito per dolci. Iniziate a preparare la ricetta, fate come me, dividete i rossi dai bianchi, prendete i bianchi, ci aggiungete un pizzico di sale e li andate a montare a neve ben ferma. Una volta montati i bianchi a neve ben ferma, la neve è ferma quando lo capovolgete e non cade nulla, prendete i rossi, ci aggiungete lo zucchero e li andate a montare sempre con l'aiuto delle fruste finché non ottenete una crema chiara e spumosa. Una volta montati i rossi con lo zucchero, avrete ottenuto questa cremina chiara, ci andate ad aggiungere l'acqua, tutti i 90 ml d'acqua e l'olio di riso, tutto dentro, l'olio di riso e la scorza del limone o, come nel mio caso, il limone essiccato o semplicemente l'aroma che preferite, quanto ne preferite ovviamente, come piace a voi, lo mettete all'interno e amalgamate il tutto. Ci aggiungete adesso tutta la farina di riso dentro e il cremor tartaro e il bicarbonato mischiati insieme, quindi tutti dentro e amalgamate. Una volta quindi amalgamato il tutto avrete ottenuto questo composto liscio, ovviamente aiutatevi con l'aiuto delle fruste ad amalgamare il tutto così non otterrete grumi, farete prima. Adesso andate ad aggiungere piano piano, un po' alla volta, i bianchi montati a neve. Amalgamate il tutto con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, aver ottenuto questo composto morbidissimo e sofficissimo, prendete il vostro stampo per la ciambella, vostra ciambella oliata e infarinata, e ci versate dentro tutto il composto. Una volta messa la ciambella nello stampo, questo è lo stampo da 26 cm, ma se utilizzate uno stampo da 24 o da 23 va bene uguale, anzi la ciambella vi verrà più alta. Non utilizzate uno stampo più grande perché poi vi verrà molto bassa, quindi massimo 26 cm come nel mio caso. Adesso va in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti, nel mio forno è cotta, ovviamente vale la prova a stecchino. Ed eccolo qui il ciambellone una volta cotto, super soffice. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, il ciambellone all'acqua vegan vi era piaciuto tantissimo, l'avete rifatto in tante, quindi ho voluto rifare questa versione senza glutine, super soffice, veramente veramente ottima. Ottimo, il ciambellone è ottimo, ciambellone, ma lo so, femmina, maschio, non fa niente, buona, buono e buonissimo. Quindi io spero che la ricetta vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un pollice in su se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale se vi va e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Bacio, ciao!